L'ultimo calcolo riguarda la velocità quadratica media. Con questo termine si intende la velocità di sola traslazione, non la velocità di rotazione delle molecole né quella di vibrazione degli atomi, solo di traslazione. Quindi noi dobbiamo andare a calcolare l'energia cinetica media soltanto dovuta alle traslazioni delle particelle. Questo non vuol dire che le particelle contemporaneamente non ruotano e non vibrano, possono fare tutti e tre i tipi di movimento insieme, ma noi adesso andiamo a calcolare soltanto quella frazione di energia cinetica media che è associata ai movimenti di sola traslazione. Quindi andiamo a utilizzare la formula di prima con il 3. I gradi di libertà in questo caso sono sempre soltanto 3, anche per particelle complesse che possono ruotare e vibrare. Quindi solo 3 traslazioni, anche se le particelle ruotano o vibrano, perché qui siamo interessati soltanto al calcolo dell'energia cinetica immagazzinata nelle sole traslazioni. Quindi l'energia cinetica di sola traslazione è 1/2 mV/s. Ricaviamo la velocità quadratica media, che è la radice quadrata di questo termine. E questa è la formula finale, dove ci va sempre il 3 e non ci vanno i gradi di libertà, che possono essere anche 5, 6 o 7, sempre 3, perché stiamo parlando delle 3 traslazioni. Vediamo che anche in questo caso maggiore è la temperatura del gas e maggiore è la velocità con cui le particelle si muovono, la velocità quadratica media, anche se non c'è una diretta proporzionalità per colpa di questa radice quadrata. Ma soprattutto a parità di temperatura la velocità quadratica media è maggiore nel caso in cui le particelle del gas siano leggere. Questo per via della presenza della massa delle singole particelle. Tipico errore degli studenti è confondere questa massa con la massa del gas. Qua non ci va la massa del gas, ma la massa di una singola particella. Infatti questa massa è questa che si trovava nell'energia cinetica media di traslazione della particella singola. Quindi 1/2 mV/s, m riguarda la particella singola e non il gas intero. Dunque facciamo un esempio concreto, una temperatura fissata tipo 300 Kelvin e una miscela di gas, tipo l'aria, che contiene particelle di gas diversi. A parità di temperatura, le particelle dei gas più leggeri, come per esempio le particelle di metano o di vapore acqueo, vanno più veloci, in media, delle particelle di azoto o di anidride carbonica, che sono più pesanti. E più avanti vedremo un'applicazione numerica di questo concetto. Qua ho riportato la definizione di media quadratica delle velocità, quindi la media delle velocità al quadrato, e velocità quadratica media, che è la sua radice quadrata di questa espressione. Qui nel file sono spiegate le stesse cose, la dimostrazione è la stessa, e ho sottolineato che anche se il gas non è monoatomico, la formula vale lo stesso con il 3. Perché anche se le particelle immagazzinano energia cinetica negli altri movimenti, rotazioni e vibrazioni, tuttavia a noi interessa solo la frazione di energia cinetica riservata, quindi accumulata nelle traslazioni, e quindi dobbiamo usare il 3. E qua sotto è riportata la formula finale, che è anche questa. Infine ho riportato quello che ho detto prima, che la velocità quadratica media dipende dalla temperatura ma anche dalla massa delle particelle, perché a parità di temperatura e quindi di energia cinetica media, cioè questa energia cinetica media di pura traslazione, la velocità di particelle è maggiore se sono più leggere. E c'è l'esempio dell'aria, miscela di gas. A parità di temperatura le particelle di due gas diversi potrebbero essere nell'aria il vapore acqueo, il metano, oppure gas più pesanti come l'anidride carbonica oppure l'azoto. Le particelle di gas diversi si muovono con velocità diverse, più veloci quelle leggere, più lente quelle pesanti, pur avendo la stessa energia cinetica media, che dipende solo dalla loro temperatura, che è la stessa. Nel caso dell'aria, per esempio, a 30 gradi o a 27 gradi, la temperatura è la stessa per tutti i gas e per tutte le particelle, pur diverse, che compongono l'aria.